A Udine con una straordinaria coreografia realizzata da 48 paracadutisti con un lancio da 6.000 metri. Nel cielo dell'aeroporto di Campoformido, alle porte di Udine, dove è nata la pattuglia acrobatica delle frecce tricolori, è stato fissato un nuovo record nazionale di paracadutismo, quello di grande formazione a caduta libera, con una stella di 48 paracadutisti rimasti in formazione per 5 secondi, per il regolamento ne basterebbero solo 3, è stato superato il precedente limite stabilito a Siena oltre 7 anni fa, con una formazione a 42 elementi. Per il record friulano è stato fatto arrivare dall'Estonia un Antonov 72 che ha portato i para a 6.100 metri. Una giornata di allenamenti, un primo tentativo andato a vuoto per un soffio, poi subito il record nazionale. Lo Skydive Udine, che organizza queste imprese, ha fatto le cose alla grande. Oltre ad aver opzionato i migliori specialisti del settore, ha ingaggiato Enea Savorelli e Valerio Venturi, due campioni del mondo della specialità che guidano la formazione, che di record in record dovrebbe crescere nei prossimi giorni fino a quota 100. Un limite di valenza continentale.